Per cucinatusi.it sono oggi alla Cappello Pastry Academy con Emanuele Forcone, campione del mondo di pasticceria 2015, la famosa coppa che si assegna a Lione. Tu sei nato nella zona di Pescara, Esatto. però io appunto a proposito di questa tua regione, di questo tuo paese, vorrei capire come ti sei approcciato alla pasticceria, come ti sei avvicinato alla pasticceria. Perché spesso capita che non si fa il pasticcere per caso. Mi puoi raccontare tu dall'inizio com'è partita? In effetti è nato tutto da una passione, forse probabilmente tramandata da mia madre, perché non sono figlio d'arte, ma mia madre era una grande appassionata di dolci, di pasticceria e di cucina, e allora la seguivo durante le sue preparazioni, fino a quando ho deciso di intraprendere da questo filo conduttore di mia madre, la scuola alberghiera. Prima di andare alla scuola alberghiera ho fatto un piccolo step di un'esperienza in un macello, perché il mio sogno era fare il cuoco, quindi capire come si facevano la lavorazione delle carni. Dopodiché sono approdato alla scuola alberghiera, ho cominciato a fare delle stagioni in cucina, ho lavorato dentro diverse cucine, sia nel mondo alberghiero che della ristorazione collettiva e ristorazione gourmet, fino a quando un giorno ho incontrato la pasticceria attraverso un corso casuale. Quindi tu nasci come cuoco all'inizio. Nasco come cuoco, che poi ho maturato delle esperienze anche di pasticceria e da ristorazione, perché poi dalla cucina ho trasformato quello che era la passione appena arrivata per la pasticceria, l'ho unita alla professione del cuoco e quindi ho fatto sia il cuoco che il cuoco pasticcere. E quando è avvenuto questo cambio? Perché tu hai abbandonato la cucina per la pasticceria. E da questo corso che ho fatto, che ho frequentato, è nata, diciamo così, questa passione per la pasticceria che poi mi ha portato a un certo punto a dover fare una scelta e nel 2005, se non ricordo male, ho deciso di lasciare la pasticceria. E lasciare la cucina per andare a lavorare in pasticceria. Che età avevi? 22 Avevo 22 anni. No, anni e poi non sei più tornato indietro, sei non andato sono più solo tornato avanti in indietro, sono sempre pasticceria. andato avanti. Ho avuto la fortuna di conoscere delle persone che hanno creduto in me, mi hanno lanciato nel mondo dei concorsi, della formazione, quindi è stato un susseguirsi di crescita. Ma tu hai avuto qualcuno che è un mentore che ti ha aiutato nel tuo percorso nella pasticceria? Negli albori sì, devo dire un grazie a Renato Zara che ha creduto da sempre in me, dal primo giorno che ci siamo conosciuti, perché ha sempre detto che avevo un grandissimo entusiasmo, che negli occhi si leggeva la passione per questo mestiere. E quindi lui mi ha sempre spronato e spinto, fino a quando nel mio percorso ho cominciato ad incontrare persone del calibro di Giglio Massari o un'altra persona che mi ha segnato profondamente, è stato Frédéric Bohon, dell'École Varonat, che praticamente mi hanno in un certo senso dato quegli input giusti per fare un percorso Beh, professionale. però scusami, dico sì, entusiasmo, passione, però se uno non ha anche un po' di talento, dico, non si ci lavora sopra, secondo me. Tu dovevi avere anche un bel po' di talento, secondo me. Penso che hanno scommesso bene, insomma. Infatti, perché i risultati li abbiamo visti di questo corso e poi anche della Coppa. Ma parliamo appunto di questa Coppa del Mondo. Sì. La Com'è nata questa squadra? squadra è nata da un gruppo di amici. E francamente quest'anno, cioè, l'anno della Coppa del Mondo 2015 non avevo per niente messo in cantiere di partecipare. Dopodiché è nata un po' così per gioco, allora ho chiamato un gruppo di amici che erano Francesco Boccia e Fabrizio Donatone, che sono stati i miei compagni di squadra, campioni del mondo anche loro di pasticceria, che sono stati dei compagni di squadra straordinari. E grazie a una forte amicizia, una forte collaborazione e grandissima professionalità, siamo riusciti dopo 18 anni a riportare la tanto attesa Coppa del Mondo della pasticceria di Lione in Italia. Ma io so che, diciamo, quando tu hai formato questa squadra non c'erano grandi aspettative di Beh, in vittoria. realtà c'erano persone che credevano fortemente in noi, ma c'erano altrettante che probabilmente non credevano nel team che abbiamo formato. In realtà abbiamo fatto ricredere tutti perché l'Italia, dopo 30 anni di storia della Coppa del Mondo, ha rotto tutti gli schemi che finora c'erano, perché non è mai esistita una gara, una finale dove c'era un distacco tra il primo e il secondo posto di 800 punti e praticamente abbiamo vinto per tutte le categorie, tutte le degustazioni, tutte le pièce artistiche, tranne per quella in cioccolato che purtroppo mezz'ora prima della fine abbiamo avuto un piccolo incidente che ci ha portato a perdere qualche punto. Però, diciamo, poi ce l'avete fatta, dico. Sì, È stata un po' alla vincente. grande. Mi sai dire le differenze secondo te tra la pasticceria italiana e quella francese? Fondamentalmente la pasticceria francese si basa su una modernità e anche guardare al passato in una maniera più rivisitata. Infatti c'è stata la rivoluzione
della pasticceria francese, dei grandi classici rivisitati e riportati in una veste contemporanea. La pasticceria italiana invece si basa molto più sulle tradizioni e un po' meno sulle rivisitazioni. Fondamentalmente la pasticceria francese è leggermente più pesante rispetto alla nostra, la nostra è più leggera, direi anche un attimino più fresca rispetto a quella francese. Ma chapeau ai francesi, perché comunque sia rimangono e saranno sempre dei grandi maestri. Però noi italiani non siamo sicuramente da meno. E secondo te dove sta andando questa pasticceria italiana? La pasticceria italiana sta andando, se continueremo comunque ad avere dei grandi risultati come quelli che abbiamo fatto quest'anno alla Coppa del Mondo, a sdoganarsi sempre di più, ad essere sempre più ricercata, perché sono i campionati del mondo che portano comunque in un certo senso promozione a quella che è la nostra nazione nel mondo. E differenze tra le regioni italiane? Tu hai girato, fai consulenze, non è la pasticceria tua, per cui hai giri molto e vedi diverse realtà. Esatto. Mi sai dire un tuo parere sulle differenze? Io dico sempre che l'Italia è divisa in due, se non oserei dire anche in tre, perché purtroppo nord e sud sono profondamente divisi per quello che è il mondo della pasticceria. Sappiamo benissimo che al nord Italia i consumi di pasticceria sono molto più ridotti, anche le famiglie sono più ristrette. Il prezzo di vendita della pasticceria è inferiore, il sud ha una cultura radicata su dei dolci tipici, storici, fortissima, e il consumo di pasticceria è molto più alto, purtroppo i prezzi di vendita non sono adeguati a quella che è la qualità che bisogna pagare per avere una pasticceria di alto livello. Nel tuo cuore c'è più zucchero o cioccolato? Direi la mia grande passione, il mio grande amore è lo zucchero, ma se devo pensare a quello che fa realmente il cassetto in una pasticceria, penso al cioccolato. Il cioccolato fa business, il cioccolato fa mercato, il cioccolato comunque, se trattato in un certo modo a livello di soggettistica, parlato della pasticceria artistica, può essere un grande bigliettino da visita, una grande strategia pubblicitaria per fare la differenza tra una pasticceria e l'altra. Secondo te il cake design ha avuto un ruolo nell'esplosione dell'artistico, della scultura artistica, ha aiutato un po'? Il cake design è stato demonizzato da tantissimi pasticceri perché pensavano che togliesse lavoro alle loro attività. In effetti così lo è stato, ma per un brevissimo periodo, perché poi fondamentalmente la qualità paga sempre, perché purtroppo il cake design casalingo non porta qualità, ma porta una grande qualità estetica, e questi non sono stati nient'altro che stimoli per i pasticceri che si sono dovuti adeguare a quello che era un modo di decorare storicamente piatto, che chiaramente si sono dovuti adeguare al mercato del fai da te, che aveva comunque sia delle peculiarità molto forti in termini di decorazione, quindi secondo me è stato uno stimolo. Forcone, quando si siede a tavola, anzi quando va in pasticceria, mangio, cosa mangia? Mangio sempre. E che dolce mangia preferibilmente? Se vado in Sicilia da Cappello, assolutamente voglio mangiare il canolo siciliano. E invece se vado in giro per l'Italia, e soprattutto a Napoli, io adoro mangiare i babà, perché è uno dei miei dolci preferiti. Per quanto riguarda la pasticceria, il salato, diciamo, amo un po' tutto quanto in generale. Ci sono una pasta che fa mia madre che si chiamano i quadrucci, che non li cambio con nessuno. I quadrucci è un'altra cosa, io so che a te piace pure, oltre ai quadrucci. In realtà è un piatto tipico abruzzese che si chiama gli arrosticini. I arrosticini. Sono una base di carne di agnello, o meglio ancora di pecora. Quindi due piatti molto 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 semplici. E nei progetti di Forcone c'è una pasticceria? Assolutamente no. No, quindi consulenza. Il futuro di Forcone lo vedo solo sulla formazione, perché amo fare questo mestiere. Sì, l'abbiamo visto, e secondo me uno dei tuoi segreti è la tua meticolosità e la tua precisione. Ho visto ordine, ho visto pulizia, ho visto grande dedizione, e questo ti fa onore, secondo me è uno dei tuoi segreti, oltre alla passione che tu metti in quello che fai. Emanuele, io ti ringrazio grazie. cucinartusi.it, grazie anche a Cappello Pastry Academy che ci ha ospitato, mi ha permesso di fare questa video intervista, e alla prossima volta arrivederci quando tornerai qua a Palermo. Grazie alla ancora prossima, grazie.